Ok, benvenuti a Belmonte Calabro. Siamo qui oggi, è il 16 agosto, e come ogni anno, già da 45 anni a questa parte, Belmonte diventa un ristorante a cielo aperto, gastronomia a cielo aperto. Sostanzialmente c'è un'area cucina dove viene cotta la carne di pecora, è servita assieme alla pasta, e poi ci sono quattro aree, ce lo impone anche la sicurezza, di tavole da ristorazione. Tutti, come vedete, già sono occupati, abbiamo avuto le prenotazioni già da qualche giorno e tutti i tavoli sono occupati. Questa sera in pratica ospiteremo circa 1000 persone, faremo 1000 piatti che i belmontesi e non solo potranno gustare in questa serata. Ovviamente dall'anno scorso abbiamo iniziato a fare il gustiamo calabrese, cioè tutti i prodotti che vengono utilizzati nella cottura, durante appunto la somministrazione, la pasta, il sugo, la carne, sono rigorosamente calabresi. La macelleria è una macelleria locale qua di Belmonte Calabro che ci ha fornito la carne, la pasta viene dal Vibonese, il sugo è proprio un sugo che facciamo noi qui a Belmonte, perché una parte e non tutto di sugo mettiamo anche il pomodoro di Belmonte. La sagra della pasta di Ziti non è solo gastronomia, ma è anche spettacolo. Infatti questa sera abbiamo invitato qui, per la prima volta, abbiamo Carmine Sangineto, che ci pregiamo, da calabresi dobbiamo essere orgogliosi tutti, che è il campione mondiale di organetto. Si esibirà con noi, lieterà le genti che sono intervenuti in questa sera. Per questo devo ringraziare anche l'amministrazione comunale, che ci ha supportato economicamente per sostenere la spesa del gruppo, e un ringraziamento lo faccio anche a tutti i soci Proloco, ai cuochi soprattutto, che da stamattina dalle 8 sono a fianco alle cuodare, che cuociono con la legna al fuoco.